Ben ritornati alla prima assemblea delle città europee gemellate con l'Europa. Al mio fianco abbiamo un VIP, una persona estremamente importante, il presidente dell'associazione Perugia-Assisi 2019, che vediamo tra l'altro qua dietro, Bruno Bracalente. Ebbene, questa mattina si è svolta una importantissima iniziativa che pone secondo me le basi per inserire ancora di più l'Umbria e tutti i suoi comuni piccolissimi all'interno della grande madre Europa. Sì, è esattamente così, è un'iniziativa molto importante, valorizza un vecchio strumento che forse è un po' in disuso come i gemellaggi, o forse usato qualche volta in modo non particolarmente virtuoso. In questo caso invece certamente c'è un rilancio del ruolo dei gemellaggi tra città europee, e questo diventa anche una componente importante del progetto di candidatura a Capitale Europea della Cultura di Perugia con Assisi e l'Umbria intera. Perché diventa un progetto importante? Perché i principi che vengono affermati anche nella Carta dei Territori che questi comuni oggi hanno gemellati, stanno discutendo, sono gli stessi principi che informano la candidatura a Capitale Europea della Cultura, cioè bisogna valorizzare la diversità delle culture europee e bisogna fare dei cittadini i protagonisti di questo percorso. È esattamente quello di cui si sta discutendo oggi ed sono esattamente i principi a cui noi ci ispiriamo per la candidatura. Infatti sembra un po' che questa iniziativa si ponga un po' in controtendenza rispetto a una logica un po' verticistica, no? Che molto spesso vuole che le istituzioni impongano le loro direttive sui cittadini, che quindi non diventano partecipi. E però proprio il fatto che ci sia questo scollamento non favorisce per nulla la partecipazione attiva. Invece, attraverso iniziative come questa, ancora una volta si cerca di riportare l'individuo, il cittadino. Ricordiamolo che il 2013 è stato denominato l'anno della cittadinanza europea, per cui insomma intende incentivare ancora di più la pressione dal basso verso l'alto, che è poi la creatività, la pulsione insomma delle persone verso le istituzioni. Sì, il verticismo non solo, ma produce proprio dei danni, perché le imposizioni che vengono, speriamo a fin di bene, sempre, anche dalle stesse istituzioni europee, stanno provocando in tutta Europa anche delle forme invece di anti-europeismo molto pericolose, soprattutto perché fra meno di un anno si vota per il Parlamento europeo e c'è il rischio che ci sia qualche problema da questo punto di vista. Stanno nascendo movimenti anti-europei in tutta Europa e c'è il rischio anche di una bassa partecipazione al voto se l'Europa non torna ad essere una cosa interessante per i cittadini. Allora iniziative di questo genere servono proprio per ricostruire un legame forte tra i cittadini e l'Europa attraverso le forme che qui si stanno discutendo del dialogo tra comunità locali, fatte con, diciamo pure, le tecniche della cosiddetta democrazia deliberativa, dove si confrontano le opinioni, si cerca di trovare dei punti di accordo, ovviamente valorizzando le differenze e cercando un'unità più alta nell'interesse di un'Europa che appunto deve essere sempre di più un'Europa delle comunità locali e dei cittadini e sempre meno un'Europa delle burocrazie che impongono qualche volta regole e anche politiche che rischiano di non essere né utili all'economia né tantomeno ai cittadini. Infatti, avendo osservato la diretta di questa mattina e di questo pomeriggio, che tra l'altro potete comunque continuare a seguire, abbiamo notato che la sensazione che più diciamo si sta diffondendo nella platea tra tutte le città che hanno aderito e che appunto stanno partecipando è proprio l'idea di fare quadrato insieme per risolvere problemi che sono un po' di tutti, perché è vero che sono problemi locali, però in realtà stando insieme, facendo rete, si riesce a risolverli, perché poi si scopre che i problemi di una piccola cittadina francese magari sono simili a quelli di una piccola cittadina bavarese e magari possono essere simili alle problematiche di un piccolo comune dell'Umbria. Quindi in realtà si scopre che collaborando insieme si crea società. Sì, è così. E i temi che si affrontano sono un po' comuni in tutta Europa, perché i temi sono quelli che interessano appunto i cittadini, sono il welfare nelle sue diverse declinazioni e dimensioni, dalle politiche per l'infanzia a quelle per l'istruzione, per il lavoro dei giovani, per gli anziani. Queste sono società
sempre più anziane, la nostra umbra lo è in misura particolare, e per la salute, eccetera. E poi le tematiche che sono dello sviluppo locale, della valorizzazione del patrimonio culturale che abbiamo nelle nostre città, dei centri storici in primo luogo, della qualità del paesaggio e dell'ambiente, e quindi sono tematiche che sono vitali non solo per lo sviluppo quantitativo, ma per la qualità dello sviluppo. Perché sa, la crescita del PIL forse possiamo farne a meno, della crescita del benessere e della distribuzione equa del benessere tra i cittadini, questo sicuramente no. Noi ringraziamo il presidente della Fondazione Perugia Assisi 2019, Bruno Bracalente, per il tempo che ci ha voluto concedere e ritorniamo tra poco con un'altra intervista.